Siamo qui a Ventimiglia, frazione latte, davanti a Leg Fu, ma davanti al maestro. Ciao Max, come stai? Al maestro dei vivai di tutto il mondo, oso dire, anche perché ho le mie motivazioni e dopo le spiegheremo. Siamo 44esimo parallelo, praticamente siamo all'altezza con l'attitudine di Hokkaido, dove giustamente nevica. Sì. Tu riesci a vedere delle cose qua incredibili. Siamo un microclima un po' particolare. Microclima della Conca d'Africa. Sì. E questa è la seconda intervista che facciamo. Sì. E questa andrà anche su TikTok, così anche più giovani potranno vedere. E, cos'è questa pianta? Dici cos'è. Allora, questa pianta qua è un sapote, chiamato sapote giallo. Sapote giallo. E, egg fruit, perché sembra il tuorlo dell'uovo sodo quando lo apri. Certo, ma tu è buono, vero? Però è buono, non l'avevo mai mangiato. Dopo lo facciamo assaggiare anche la Silvia. Eh? E quindi è normale che un egg fruit al 44esimo. Questo è un ambiente protetto, eh? Fuori non ce la fa fare questa fioritura. Qua abbiamo una fioritura quest'anno eccezionale. Sì, siamo in serre, ma un po' con le prese d'aria, come Fast and Furious. Sì, tanto. Poi sono serre che non hanno neanche protezioni, mancano dei vetri. Non sono le serre un po' di Almeria, tutte no, le col no, bianco. No, assolutamente. Qua sono serre che ho ripreso io, dopo 15 anni di abbandono. Ah, già. E ricordiamoci che tuo padre... Mio padre coltivava l'orchide qua dentro. Il questo in Italia, no? Giusto? Sì, sì, sì. Questa è la testimonianza. Mio papà metteva i vasi qua e coltivava qui sopra. Io ho lasciato come pacciamatura, diciamo, nel senso che non crescono le erbacce in questa maniera. Ah, ho capito. Qua riesco ad avere un po' di crucca. Facciamo un elenco delle piante incredibili, 44esimo parallelo, cioè il mango indiano, il mandica, poi la pomarosa, che penso la pomarosa, incredibile, no? Sì, la pomarosa, all'aperto. All'aperto? All'aperto, con cadavere. Sì. Pomarosa all'aperto, vabbè. Cico sapote. E protetto, quindi però in fiore. Sì. Okay. Vediamo tutti quei manghi della Florida. Manghi della Florida, Israele, un altro mango indiano che è il dashiri. Vogliamo parlare anche del frutto calabrese che tu c'hai. La cerimoia, sì, cerimoia ne ho 2000 metri, sì. 2000 metri di cerimoia, però lì ti devi mettere col pennellino e pollinare i fiori. Diciamolo bene, non è una cosa che penso fanno tutti, no? No. Cioè, anche... Infatti qualche pianta, qua c'è in zona, ma i frutti attaccati non è vero. Vedi i fiori? Non i frutti, sì. Abbiamo la granatina gigante, questo è un ibrido che ho fatto io. Che produce poco, però vengono frutti che poi alla fine pesano 400 grammi l'uno. Dicevo, i motivi per cui io dico che sono i frutti esotici migliori al mondo, perché un sacco di testimoni sono andati in Brasile, in Florida, poi in qualche caso della vita sono anche tuoi conoscenti, hanno testato i manghi mangiati da te qua, parliamo non di manghi normali, varietà normali, qua tu c'hai il mandica indiano, che è verde, che l'abbiamo assaggiato, che è una cosa incredibile. Ricordiamoci che tu usi la tecnica che li raccogli. Io li raccolgo quando proprio sono maturi. Super maturi. Sì. Con tutta questa gente qua che ha girato il mondo e che ha mangiato i tuoi manghi, cosa ha detto? I miei sono molto buoni. Che no, miei sono molto buoni. Io sono testimone diretto di Silvia che è stata in Brasile, ha mangiato i manghi in Brasile e mi ha confermato. Non c'è paragone. E tu stesso, comunque, fuori onda mi hai detto che molti ti hanno detto che erano più buoni i tuoi di quelli della Florida, del Sud America. Ma forse è anche una questione di raccolta. Siccome vengono raccolti sicuramente un po' prima della maturazione effettiva, per poterli poi smerciare, portarli nei negozi, eccetera, eccetera, grandi distribuzioni. Però, io li raccolgo quando sono proprio al top. È vero, però parliamo anche di gente che magari li ha raccolti dall'albero, li ha presi da terra. Certo. Quindi io penso che c'è una cospiegazione, ma una grande spiegazione, la tua passione per che li tratti come dei figli. Assolutamente, come dei figli, no? Assolutamente sì.
sacrificio. Io farei vedere in videocamera. Cioè, non so, acerbo, maturo, il colore esterno, l'arancio, guardate l'arancio, il colore interno. Dovremmo testare qualcuno che l'ha mangiato in loco, sì. Dove sono questo originario. Originario del Messico. Infatti si chiama Puteria Campechana perché arriva dal Campeche. Che è proprio una. Ancora non hai conosciuto parte... uno che li ha mangiati là. No. L'ho mangiati qua senza averli mai assaggiati prima. Ricordiamo bene, 44esimo parallelo, allora l'intera Sicilia, la zona delle coltivazioni esotiche, Messina, Milazzo, Ragusa, Siracusa, intorno al 36 e mezzo, 37. Un grado sono 111 km. Considerate che uno dei punti più bassi d'Europa è Tarifa 36, spaccato, e là non c'è nessuno. Va bene, proseguiamo allora. Allora, questo è il manica. Questo è il manica indiano, sì. Caratteristica che quando è maturo rimane verde. Sì. E questo io l'ho assaggiato, me ne ha dato uno. Era buono? No. Era non plus ultra. E viene considerato come uno dei manghi migliori al mondo come sapore. Ah, dalla critica, è originario proprio dell'India. È originario dell'India, sì. Immagino sud dell'India. Sì. È una pianta delicatissima. Guarda, per avvicinarmi a questo, alla godura che ho avuto mangiando sia l'egg food che quello, sì. C'è solamente la pesca gialla ad agosto in Andalusia. Pesca gialla lì. Cosa pazzesca. Però non arriva ancora al manguigliano. Sì, sono particolari, e sono piante che hanno bisogno di tante cure, oltretutto non è una pianta tanto produttiva. Ricordiamo bene una cosa, arriva fino a un chilo frutto, mamma sì. Mia. Sì, mamma sì, mia. Sì, sì. Anche super a volte. Si avvicina al chilo, ecco. Si avvicina al chilo. E questo mango qua ha la caratteristica. Può essere coltivato anche in vaso. Ah dai! Sì. E produce grosso? Produce frutti più piccoli, però può essere coltivato in casa. Questo lo impollini tu o sia un... No, questo come tutti i maghi è autofertile. Ok, l'egg fruit? L'egg fruit è autofertile, però ha una legagione molto bassa. Quindi? Diciamo... Dai l'aiutino? L'uno? No, difficile, perché sono fiori talmente piccoli. Puoi neanche mettere via il pollinare a fare. No, diciamo che l'1% va. L'1% come va fiore, diciamo. Va frutto. Scusa. Ma dove tu invece fai quel lavorone di passione? Come hai detto, soprattutto la nona? La nona va tutta. Impollini tu? Pollinata, la guanabana. Cioè il giorno prima tiri via il polline. Al mattino ci sono i fiori aperti in stato femminile. E alla sera gli stessi fiori diventano maschi, nel senso che l'ovario non è più fertile ma matura il polline. Quindi io alla sera vado col pennellino, prendo col il polline, lo metto nel frigo. La stessa cosa che hai fatto la mattina. Sì, il giorno dopo ritorno al mattino e pollino i nuovi fiori. La sera prendi, il mattino frigorifico. Sì. Altro, oltre alla nona, dove fai questo lavoro? E la guanabana. La guanabana che è sempre una monace. Esatto. Molto più grande, il frutto è 2 kg, 3 kg, sono i frutti così. Buonissime, una cosa incredibile. E, purtroppo. Cioè, fiorisce... i tuoi sono buoni perché noi li abbiamo mangiati e la guanabana di solito. E io crediamo dato l'esperienza. Lì non deve cadere, no? No, assolutamente. Ecco, se cade, sì. Ricordiamo bene, è solo il mango che deve cadere di tutte queste, diciamo. Il mango, se è raccolto per terra, appena caduto, non è che devi lasciare per terra una settimana. No. Appena caduto, oppure lo tocchi, ti rimane in mano, è pronto. È il top. È un po' come il banano di montagna, perché c'è il vicino Torino chi fa il banano di montagna. Sì, rasinina. Rasinina, trilobano. Sì. Lo raccoglie da terra. Lui spedisce o ti vende solo quello raccolto terra. Sì. Però in generale i frutti come questo sono climaterici e ti maturano in casa. No? Questo qua se lo raccogli per terra o ci arrivi subito
questa raccolta il giorno dopo non è già più buona. Perché quando sono maturi così. In generale hai tutta frutta climaterica, ma mango. Sì. No, il mango lo raccolgo completamente maturo. Non lo raccolgo acerbo perché sennò cambia. Si avvicina a quelli che compro. Non è un climaterico no. Ottimale. Ok. Pierangelo, questa è la Red Lady, sì. Asiatica, mi hai detto? Sì, 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 autofertile. È molto bassa e già comincia? Comincia già a produrre, sì. E diventeranno grossi quei frutti? Diventano 1,5 kg, 2 kg. Sì. Con una pianta così bassa? Sì, 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 sì. Parliamo di papaya di origine asiatica, sì. 44esimo parallelo. Siamo sul parallelo di Hokkaido, della zucca Hokkaido. Allora, qui... A te la linea. Abbiamo una pianta di Chico Sapote. Chico Sapote. Che è il fiore. Che è normalissimo al 44esimo parallelo. Sì, è normale. No? Ce l'hai a Hokkaido, ce l'hai a Bilbao, no? Giusto? Sì, sì, sì. Esatto. Guardate il fiore. Mentre... Facciamo vedere anche il fiore dell'egg fruit. Ecco qua. Questo è il fiore del Chico Sapote. È il primo anno che va a fiore. E... Vediamo un po'. C'è già qualche frutticino piccolino. Dai. Riesci a prenderlo? E vediamo un po' la sorpresa dell'anno questa. Caspita! Sorpresa annuale è il Chico Sapote in fiore. Ok. Pierangelo, cosa stai inquadrando, Silvia? Questo è un mango Irving, un mango americano. Della Florida? Sì. Molto precoce. Che diventa rosso vivo. Diventa rosso, sì. Poi il mango cambia colorazione a seconda dell'illuminazione che ha, la parte del sole. E la parte poi interna rimane più chiara. Quelli verdi però rimangono... Quelli verdi rimangono verdi. Più chiari. Però. Come questo qua, che è il mango ananas. Guarda Silvia, il mango ananas, una pianta che è cresciuta nell'ultimo anno. Questa pianta qua, fino a 2 anni fa, era ferma. Non faceva niente, poi ha cominciato a crescere. Col bel caldo del 2022. Ha fatto una fioritura incredibile e ha fatto tantissimi frutti. Sono proprio di ananas. Tu lo mangi, chiudi gli occhi. Ma ananas super maturo, super senza tracce di acidità. Sì. Chiudi gli occhi, ti sembra di mangiare un ananas. Senti, molti si chiederanno, ma piove tanto qua? No. Nella serra tu ce l'hai un po' protetta. Sì, no, qua devo irrigare. Quindi il righi tu, ma avranno anche un microclima notturno di... Sì, io vengo a irrigare esclusivamente la sera. Ok. Perché irrigare durante il giorno non ha senso, ma dopo un'ora... Ma di notte comunque loro si creeranno un bel po' di umidità all'interno della sera, sì, no? Di notte qua rimane sempre sui 27-28 gradi. Ok, l'umidità andrà all'80%, 90%. Umidità anche 90, sì, 85-90, sì. Perché bagnando... Di notte a dormire qua non va bene. Non conviene. Proseguiamo a vedere le papaye. E questa è una. Questa è da seme, quindi... Da seme? Sì, questa cioè, quindi nel vaso, l'hai fatta nel vaso? Sì. Da seme, fatta con i miei frutti. Pazzesco. Questo è sempre come quell'altra. Questa qua fa un frutto piccolo, una dimensione un po' più grossa di quella lì, ma neanche tanto, ma dolcissimo. Ok, diciamo questo è di origine... Origine Ventimiglia. Ventimiglia. Nel senso che sono io che l'ho seminate. Cioè da seme, da seme. Sì. Cioè 44esimo parallelo, tu hai delle piante da seme. Sì. E questa ha 2 anni. Della Florida? No, sempre dall'origine asiatica. Ah, dall'origine asiatica. Sì, però questa qua, avendola fatta io, è una pianta che è originaria di Ventimiglia. Sì, cioè, sì. Frutto caduto qua nella serra, raccolto il seme, o mangiato, non so. Sì. Mamma mia. Pierangelo, qua siamo di fronte a dei pomodori? Sì, questa qua è della famiglia dei pomodori, una solanacea, Solanum quitoense. Pazzesco. Che è originaria dell'Ecuador. Dell'Ecuador. E Colombia. L'Ecuador non mi pare il 44esimo parallelo. No. Questa è la serra più piccola, la più rigogliosa. Sì. Ci raccontavi che quando entrasti la prima volta, dopo che tuo padre te l'aveva lasciata, non riuscivi a camminare. No, non si poteva entrare.
Ma questa pianticina è normale 44esimo parallelo? Ma in serra forse sì, però io sono anche fuori. Che e si chiama la pomma? È la pomma rosa questa. Che le caratteristiche sono? Allora, caratteristiche sono, fa un frutto che è grosso come una grande ciliegia, diciamo. Sì. E hanno la consistenza di una mela, pomma. E hanno il sapore dei petali di rosa. Non è una rosacea questa, giusto? No, è una mirtacea. Una mirtacea? Sì. Fa dei fiori spettacolari, poi te li faccio vedere di sopra, che quella all'esterno sì, è comunque più io l'ho assaggiata, una tua pomma rosa. Sì. Allora, come al solito, spettacolare. E questa è piena di frutti, proprio piena, piena. Piena. Anzi, faccio vedere. Guarda, parliamo di sono estremamente rigogliosi in questa serra. Sì, sì, sì. E comunque la solita serra con le prese d'aria la Fast and Furious. Prese d'aria qua ce ne tutte quelle che vuoi. E questa cos'è? Questa è la granadiglia gigante. La granadiglia gigante? Sì, è un ibrido che ho fatto io per lui. L'hai fatto tu? Sì, questo ibrido qua sì. Origine? Sempre Sud America. Ventimiglia. Cioè tu l'hai ibridato come faceva il Mendel? Fai... Sì, l'ho ibridato io queste, sì. Pazzesco. L'ho ibridato io, ho fatto un incrocio tra una granadiglia e una passiflora alata. Una passiflora? Alata. Alata. Pierangelo, mi sembra che siamo al 44esimo parallelo, ma mi sembra un po' esterno questo. E qua questo, siamo fuori, siamo in pienaria. Questa serra mi sembra un po' esterna. Siamo in pienaria. Siamo sì. In pienaria. Diciamo che siamo protetti un po' qua. Come dicono in Francia, en plein air. E abbiamo il mango Kensington, proprio un mango australiano, che sta producendo. Pazzesco. Come vedi i frutti sono molto più piccoli di quelli in serra, perché qua sì. Abbiamo un mese e mezzo di ritardo. Però diventano... diventano abbastanza... questi qua dai 700-800 grammi. Beh, quasi un chilo non è poco, sì. No? No, per un mango al 44esimo parallelo, cioè all'altezza di Bilbao, all'altezza del Caldo, in piena aria. E non vengono protetti neanche in inverno, eh? Non qualcuno dice ma in inverno perché no. Dicono ma quello c'ha magari come Almeria che c'ha le mega no qua rimane bianco, tutto no? Scoperto. Sai che Almeria è l'unico posto in Europa che invece che aumentare nel corso degli anni la temperatura diminuisce, perché tutto quel bianco delle serre sì. Respinge contrario, sì. Allora siamo sempre con un Kensington più un anerello, diciamo. Questo quanto tempo avrà? Questo 3 anni. 3 anni, è un bambino, diciamo. Sì. Però, pienaria. Pienaria sì, è carico di può già arrivare a 400 grammi qua? Sì, anche di più. Anche di più? Sì, anche di più. Pazzesco. Ricordiamoci che una mela è 250 grammi, di solito, sì, quindi sì, non sì. Parliamo di frutti edibili, parliamo. Allora, chiudiamo e forse riusciamo a stare su TikTok sotto i 10 minuti con la cosa eccezionale. Questo cos'è? Questa è una pomarola. In pienaria. In pienaria. Quelli sono i fiori? Quelli sono i fiori, sono poi quelli del cappero, vedi che hanno questa forma un pochettino particolare, sono proprio il fiore del cappero. Qua abbiamo il fiore in tutti i suoi solo stadi. Solo che non diventa un cocunci, ma... Qua è ancora in boccio, lo vedi? Qua c'è già il fiore aperto e qui abbiamo già i primi frutti. Vieni, te li faccio vedere qua. Siamo in mezzo... alle api, perché le piace le api adorano questi fiori, quindi si riempiono. Qui abbiamo ancora dei boccioli e qui ci sono i primi frutticini. Aspetta, che sono talmente piccoli ancora che li devo trovare. Eccoli. Abbiamo Pierangelo al lavoro proprio. Eccoli qua. Pazzesco. Ricordiamo, è normale avere in piena aria una pomma rosa al 44esimo parallelo? Non è così facile, è un po' un problema, però qua viene bene. E i terreni non sono dei migliori, eh? Qua il terreno, hai detto, molto alcalino, 8 sì, e mezzo. Sì. Pazzesco.
però questa qua si difende bene. Chiudiamo su questa? Facciamo vedere ancora il mare della Conca d'Africa. Frazione di Ventimiglia Latte. Pierangelo Fazio, Max Gaetano e Silvia, anche se non, che ha mangiato tutto l'ultimo egg fruit. E là c'è le calandre, c'è... giusto? Le calandre qua sotto, le calandre, la spiaggia delle calandre. Tu stai proprio sopra l'unica spiaggia sabbiosa di Ventimiglia, no? Sì. Eccola là, là è il famoso porto circolare. Sì. Tutte le, questa è la famosa serra super rigogliosa, tutte con le prese d'aria alla Fast and Furious. Ecco, forse si riescono a vedere anche la terza, la quarta. Perfetto. Grazie Pierangelo. Grazie a voi per la visita. E alla prossima, ma ti aspetto a mangiare i frutti. O al prossimo frutto esotico super particolare. Che... super particolare, speriamo, dai. Magari il jackfruit. Ma il jackfruit sarà un po' difficile.